a chi viene ai concerti negli ultimi anni, la costruzione del programma, del concerto, non è solamente in mano nostra, perché è in mano anche dei ragazzi, della gente che arriva. Cioè loro stabiliscono il clima. È chiaro che anche noi partecipiamo, cioè tutti si partecipa a una specie di costruzione di clima che deve essere liberatorio e pacifico, non violento, non aggressivo, ma deve tirare fuori il lato, secondo me, più sentimentale, più spontaneo, più passionale della gente. Infatti poi non si deve, dal punto di vista della violenza, perché oggi quando metti insieme più di 50 persone se ci scassa, si fa sempre qualcosa dal punto di vista della violenza. Invece no. Con i nomadi si esprimono dei concetti diversi e chi ha intenzioni amare o cattive probabilmente viene travolto invece da questa sensazione di star bene, di cercare di star bene e sentirsi tutti una specie di popolo unito, un popolo nomade unito, che si esprime attraverso quelle cose lì, che agisce sullo spettacolo. Abbio la cosa che sta facendo Grillo nella sua tournée, Beppe Grillo, sì. È una cosa bellissima, secondo me molto, molto d'impatto, eccetera. Però possiamo dire che siamo un po' i padroni noi di questa. Voi l'avete già fatto? L'abbiamo già fatto. Cioè, no, adesso non ha dei livelli così come lui, bravissimo, lui coinvolge in una maniera totale. Quello che ha fatto Morandi, ad esempio, nelle ultime tournée, quello di farsi scrivere sui bigliettini le richieste delle canzoni, questo è. Siamo noi. Ma non dico gli inventori, è quello che è successo attorno ai nomadi. Sì, è una cosa che vi è capitata, insomma. Sì. Allora questo è bello. Ma è possibile descrivervi in una canzone, una vostra canzone che vi rappresenti più di tutte? No, penso di no, sai? Credo proprio di no, perché in fondo tu puoi aver cantato o scritto una cosa importantissima e dopo per il resto della tua vita avere girato intorno alla stessa cosa, averla sfrangiata, tagliata, sminuzzata, sezionata, spiegando meglio tutti i concetti che ci sono attorno a una cosa. Noi potremmo dire, posso dire, anche se non è una canzone scritta da noi, è che abbiamo cantato noi, che Dio è morto rappresenta, secondo me, una canzone centrale. Cioè uno potrebbe veramente aver scritto e cantato Dio è morto e poi non cantare più niente, insomma, perché lì ci sono, dentro alla struttura della canzone e del testo, ci sono mille modi di vedere la vita, mille diramazioni di pensieri, di soluzioni, e allora non si fa altro che girare intorno a queste cose qua. Allora ti appartengono tutti questi frammenti, nessuno riesce a stabilire chi sei tu, ma però tutti messi insieme cercheranno di dare una piccola idea o un'idea di come sei fatto, di che pasta sei, la tua filosofia, il tuo modo di vedere la vita, il tuo modo di interpretarla, di visionarla.